Benvenuti all'edizione di Quilicata TG di oggi, 22 novembre 2023. Si avvicina il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e tante iniziative vengono organizzate. Gloria Peritore, licatese, due volte campionessa mondiale di kickboxing, sarà protagonista di una manifestazione a Roma. Vediamo. Crea il tuo posto felice con la qualità dei prodotti a batteria Still. Solo dai rivenditori specializzati Still. Da combattente e donna, io uso il nostro sport come strumento per contrastare la violenza. Da fuori, magari per chi non conosce, proprio questa disciplina, può sembrare qualcosa di violento. In realtà non c'è niente di tutto questo. La violenza si verifica quando vengono violati i diritti e la libertà delle persone. E noi fighter sappiamo cosa vuol dire invece rispettare la persona. È uno di quegli sport, dei pochi, che permette a una donna di allenarsi con un uomo alla pari, proprio perché c'è rispetto delle regole. Questa è Gloria Peritore, atleta licatese, campionessa mondiale di kickboxing e di recente campionessa anche di box. Ma Gloria è campionessa anche fuori dal ring, è campionessa di solidarietà, tant'è vero che con la sua organizzazione si impegna ogni giorno contro la violenza sulle donne. Il prossimo appuntamento di The Shadow Project, così si chiama l'associazione fondata da Gloria Peritore, è per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. The Shadow Project organizza, si legge in una nota, Fight the Violence, un evento che promuove la cultura del combat sport e che dà voce ad associazioni attive concretamente nel mondo dell'antiviolenza. Sabato 25 novembre presso il San Gabriel Gymnasium di Roma in Piazzale Marcellino, a partire dalle 18. Al fianco di Gloria e di vari ospiti, sul palco ci sarà anche un altro licatese, Angelo Marotta, attore e DJ, che sta dando un grande contributo sia a livello organizzativo che umano, oltre al suo contributo artistico. E nella scuola Quasimodo di Licata, oggi, in occasione del minuto di silenzio per ricordare Giulia Cecchettin, docenti e studenti hanno dato vita ad un circle time durante il quale ognuno è intervenuto per condividere con gli altri esperienze e pensieri. È stato letto un testo realizzato dagli studenti che rappresenta una sorta di monito per tutti. Restiamo in tema. Al Fermi di Licata, guidato dalla preside Amelia Porrello, il 25 novembre verrà realizzata l'installazione artistica Una stele per Antonella. All'iniziativa, che serve a ribadire il no alla violenza sulle donne, hanno dato la loro adesione il comune, la toponomastica femminile, il Lions Club e il vicario foraneo Don Tommaso Pace. Si intitola Resterai. La prima canzone di Davide De Caro, in arte Hyde Baby, giovanissimo cantante licatese. Il video realizzato da Angelo Carusotto è stato appena pubblicato su YouTube. Gli arrangiamenti sono di Niccolò La Cognata e Calogero Leto. Vediamo. Scendiamo insieme, tu col completo Celine, prendi ciò che vuoi, scappiamo nelle Il contenuto della canzone, come si può anche capire ascoltandola, parla di questa relazione che non si capisce se sta per giungere al termine, quindi se diciamo, parla di questo ragazzo che si rivolge alla ragazza, ponendosi la domanda se resterà oppure no, quindi se la relazione andrà avanti oppure no. Racconta appunto l'ambiente licatese, racconta esperienze passate, si basa su questo appunto. Prima esperienza canora, ce ne saranno altre, immagino. Sì, assolutamente, già sto lavorando assieme al mio produttore ad altri progetti futuri, già ne ho due in testa a cui lavoreremo a breve.
già alcune cose scritte, alcune sto finendo di scriverle e puntiamo a farle uscire intorno a fine gennaio e comunque inizio del prossimo anno. Non è il primo pezzo che faccio uscire sotto la mia supervisione e produzione, però è il primo di Davide in arte Hyde. Questo è uno dei pezzi che penso sia uno dei più belli che abbiamo mai prodotto a Licata, sia per la qualità sia per i contenuti, e soprattutto è qualcosa di fresco che mancava da sentire, insomma. La notte scorsa ha piovuto abbondantemente a Licata e la situazione è destinata a durare anche nelle prossime ore. Dalla Scandinavia, tra l'altro, arriva aria fredda, destinata a far abbassare sensibilmente le temperature. Che sia una volta per tutte arrivato l'inverno? Festa oggi all'alberghiero Re Capriata di Licata per gli studenti di quarto anno che hanno superato l'esame di qualifica. Buono il giudizio della commissione regionale che li ha esaminati. Vediamo. Oggi è un giorno speciale, siamo arrivati all'esame di qualifica. Dopo 3 anni abbiamo raggiunto un grande traguardo, insieme ai miei compagni. Ecco la soddisfazione dei ragazzi della classe 4 B Eno e 4 A Eno dell'Istituto Re Capriata di Licata per avere superato stamani l'esame di qualifica professionale di cuoco. Una grande festa in tutta la scuola per questi ragazzi, guidati dai professori Vincenzo Lacognata e Denise Sciarratta. Ad esaminare i ragazzi è stata la commissione regionale guidata dal presidente Antonino Sardisco, con i componenti interni Angelo Milazzo, Rosalia Di Pasquali, Carmelo Ricceri. Preziosa la collaborazione degli assistenti tecnici Lillo Di Cara, Antonino Di Carlo, Lillo Meli e Antonio Terranova. È accusato di avere estorto dei soldi ai propri genitori per acquistare droga. L'uomo di 39 anni di Licata, che è stato posto in stato di fermo ieri dai carabinieri della compagnia cittadina. Il licatese è ora rinchiuso nel carcere di Agrigento. Oggi, 22 novembre, è la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. E Cittadinanza Attiva fa rilevare che da settembre ad ora nelle scuole italiane si sono già verificati 24 crolli. Pronta una nuova iniziativa nelle scuole di Licata. Abbiamo chiesto a Maria Grazia Cimino di illustrarcela. Vediamo l'intervista. Oggi si celebra in tutta Italia la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, una giornata che è stata fortemente voluta e promossa da Cittadinanza Attiva a partire dal 2003 e poi è stata istituzionalizzata con la legge del 2015. Una giornata importante nella quale noi ricordiamo tutte le vittime della scuola, perché purtroppo ce ne sono tante per via dell'insicurezza degli edifici scolastici. Voi pensate che da settembre noi abbiamo registrato 24 episodi di crolli o simili nelle scuole, nelle università italiane. Parliamo da settembre ad oggi, quindi sono dei numeri che impongono una riflessione. Per quel che ci riguarda, qui a Licata abbiamo preso dei contatti con dirigenti scolastici perché vorremmo fare un'iniziativa che noi chiamiamo l'iniziativa delle cartoline. Che cos'è? Presenteremo alle classi interessate una cartolina nel formato tipico, no? Normale, con tanto di destinatario, e nelle quali gli studenti potranno esprimere quelle che sono le loro richieste in merito alla sicurezza, al rischio alluvione, al rischio sismico, ai cambiamenti climatici. E poi, una volta che insomma queste richieste saranno in numero congruo e si individuerà il destinatario della richiesta stessa, e potremo anche organizzare una consegna. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi rimandiamo alla prossima edizione di Qui Licata TG.